E direi di partire però un attimino con l'overdrive casuale, anche perché tanto, ragazzi... Ma? Ah, ragazzi, piccolo avviso per tutti quelli che hanno già visto il video delle 14, ma anche per chi non l'ha visto in realtà, la intro che state per andare a vedere è la stessa del video delle 14. Perché? Perché chi sa del video delle 14 sa perfettamente che poi a un certo punto è uscito questo overdrive. Vi spiego tutto durante il video perché fa troppo ridere, regala, quello che è successo fa troppo ridere. Quindi, se vi siete persi, recuperate il video delle 14. Se no, buona visione anche per questo, però fidatevi che fa troppo ridere. È un video extra che è uscito fuori proprio per una roba che è uscito, che è successa, anzi, nel video delle 14. Vabbè, mi ha fatto troppo ridere. In questo video... continueremo a pushare i brawler di cui troverò gli overdrive se ne trovo altri. Tra l'altro, ragazzi, questa cosa ve la devo troppo dire. L'overdrive gratis che ho aperto nello shop l'ho tenuto, ma da qualche giorno. Era ovviamente, come avete visto dall'offerta, l'overdrive che è stato regalato per l'evento di Halloween. Ma è stato dato diversi giorni fa. Ma io non lo avevo aperto perché ho detto, boh, lo apro poi in un video direttamente. Solo che poi in un altro video non l'ho aperto, in quell'altro non l'ho aperto, l'ho tenuto lì, l'ho aperto oggi. E infatti l'ho trovato. Tant'è che Supercell, quando ha segnalato questo bug, non l'ha nemmeno citato l'overdrive gratis nello shop, perché dava per scontato che tutti l'avessero aperto. E io no. E infatti mi sono ritrovato con l'hypercharge gratis. Ma non l'ho fatto apposta, ovviamente, perché era un bug e non sapevo neanche che poi accadesse sta cosa, anche perché poi era un bug. Incredibile. Ci ho ragionato dopo che ho finito di registrare il video, mi sono messo a ridere come uno stupido da solo. Allora, niente, ragazzi, alla fine non abbiamo trovato altri overdrive, quindi l'unico che ho trovato extra è stato quello di Penny, e quindi adesso lo andiamo ad utilizzare. Chiaramente poi quando usciranno tutti gli altri li andremo a shoppare, faremo anche tutto il video completo, però per ora ci accontentiamo dei Penny. Allora, c'era Rapina, ho visto, può anche essere una buona mappa per lei. Mi sembra che la intro l'avevo già fatta tutta, perché poi comunque mi sono messo a registrare l'altro video. Vabbè, raga, un macello, cioè, ho mischiato sti due video, ripeto, ma recuperatevi quello delle 14, perché ho iniziato a registrare quello, poi è successa sta cosa e quindi dopo ho continuato a registrare quell'altro e quindi adesso sto registrando questo. Quindi se dico delle cavolate a livello temporale, il problema è questo. Comunque questo video dovrebbe essere uscito, se tutto è andato come doveva andare, alle 18, e quell'altro, ragazzi, il video dove abbiamo preso tutto quanto, è uscito già alle 14, il solito orario di uscita dei video qui. E raga, io l'energetic lo lascio. Cioè, io l'energetic lo lascio proprio, ma totalmente. Perché vado a piazzare il mortaio qui, raga. Ma cioè, ma ci mancherebbe altro. Penny, ragazzi, in rapina è un brawler d'assalto. Cioè, non scherziamo. Vai. Ittiamo come se non ci fosse un domani. Grazie, Kenji, facci hittare ancora di più. Vai. Grazie, ho caricato un altro. Questa è top mappa per Penny, eh. Questa, ragazzi, è... No, dai, 900 di vita. C'abbiamo anche Chuck. Top mappa per Chuck, oltre che essere rapina. Top mappa per Chuck, regà. Perché, secondo voi? Perché riesce anche a trapassare il laghettino. Non abbiamo neanche usato l'overdrive, ragazzi. Qui abbiamo proprio spaccato. Chissà se vogliono rigiocare. Noi abbiamo fatto un botto di danno, eh. No, niente, il Chuck. No, non rigiocare, Edgar, meno male, ragazzi. Il Chuck mo ce l'abbiamo contro. Cioè, non è quello di prima, però, per dire. Mandy, Spike Lou e Chuck con Penny. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po' che succede, signori. Capiamo. Vediamo. Allora, io scendo così. Aia. No, il signor Chuck è una bella rottura. No, raga. Ok. No, raga, se fosse stata la hit per caricare il... Raga, se carico il mortaio è fatta, ok? No, raga, ma hittato a caso nei cespugli. Voleva prendere il mortaio, secondo me. Mannaggia la miseria, mannaggia. Che pollo, dovevo rimanere dietro. Qua ho fatto una pollata, ragazzi. Brutta giocata da parte del buon Gigi. Brutta giocata. Bruttissima giocata, maledizione. Ok, non hanno capito che se gli passano davanti così alla cesta a me mi fanno un favore. Non l'hanno proprio capito, raga. Vai, mortaio. Giustamente lei può usare la ulti. E può usare, raga, gli ho fatto usare
Ulti e gadget, raga. Ha usato la ulti e il gadget per togliere il mortaio. Sta mappa, ragazzi, è perfetta per Penny, raga. Cioè, proprio... è la mappa di Penny, proprio. Se gioca soltanto il coso... No, non era lui, raga. Scusate, lo Squeak. Perdona, che l'ho chiamato lui, mi sa, prima. Mi sa, l'ho chiamato lui. Perdonatemi. Volevo dire Squeak. Raga, ormai è più di 80 brawler. Io ho una certa età, ragazzi. E inizio a far fatica, Inizio veramente a far fatica. Comunque, vediamo un po'. Se riusciamo a fare un'altra gran bella partita. Abbiamo fatto delle hit importanti. Steccata di Edete col buon... il primo. Il problema, ragazzi, adesso del Dynamite è che lui mi toglie molto facilmente il mortaio. Però se noi lo killiamo così... Mannaggia la miseria, diciamo, diventa un problema se faccio caricare troppo... No, raga, sto a far caricare la ulti a Penny, Jesse! Ho fatto carica tutta la ulti a Jesse, raga, che pollo, mi sono preso pure quella doppia. Infatti c'ho la torretta. Ok, dai. Mamma mia, ragazzi. Qui anche grazie sempre al nostro mortaio, fa sempre un botto di danno. Ma devo dire anche l'Edgar, non male. Molto bene, ragazzi. Stiamo andando alla grande. Vabbè, alla fine, ragazzi, l'overdrive anche una volta abbiamo usato. Ma neanche una volta. Oh mio Dio, le partite stanno finendo troppo presto. Le stiamo dominando, però, troppo presto. E casi, due lanciatori. Non sanno più come fermarmi il mortaio, ragazzi. Non sanno più cosa inventarsi per fermarmi il mortaio, signori. Ma che dovete fare per fermarmi il mortaio? Mi dovete togliere Penny, altro che... E non me la toglierete. Oddio, Willow in realtà potrebbe farlo, perché si prende il controllo del brawler. Banalmente. Raga, loro c'hanno tutti i brawler che, tranne Jesse con la torretta e un po' Dynamite, possono tranquillamente arrivare alla chest. Basta e non gli fate caricare la ulti. No, raga, la Jesse mo se carica la ulti. No, raga, stava tornando indietro, gli avevo predictato il movement. La giocata in difesa, però, la torretta, molto bene per noi. Molto, molto bene. C'ho di nuovo il mortaio. Non sto aspettando. Lo sapete, il fatto è che io per fare sto video dovrei aspettare di caricare l'overdrive per giocare il mortaio. No, raga, ma stavamo col Dynamite fermi, dai. L'amo dominata pure questa, Cioè, giusto sta situazione. Ok, overdrive, raga, l'overdrive. No, fammi fuori il Dynamite, bro, per favore. Per favore, perfetto. Vai. Mamma mia, vai. Va bene. Mannaggia, l'overdrive lo dovevo caricare in un momento buono in una partita contro due lanciatori. Vi rendete conto? Che sfiga maledetta. Qua gli ho fatto caricare la ulti a tutte e due. Raga, ma è possibile che abbia fatto così poco danno? Ma perché ci abbia avuto il Dynamite fermo. Chissà per quanto tempo è rimasto fermo sto maledetto. Ok. No, ragazzi, è andata. Purtroppo è full andata. Per noi, signori, è andata. Per noi, non avevo visto che il Dynamite era già andato sotto torre, mi sa. È per quello che poi abbiamo fatto un botto di danno insieme allo stecca e al mortaio. Però quittiamo, raga, perché ho paura che quello mi si riferma un'altra volta. È stato un disastro, Ho fatto leggendario. Ma che è il video di oggi? 1000 monete, buonissime, poi per andare a far video sulle skin. Vai così, portiamo sta Penny a 6,50 se ci riusciamo con la prossima partita. Madre de Dios, signori, madre de Dios. Allora, Nita e Jesse... No, ragazzi, Nita e Jesse ci spaccano. Ma lo sapete perché ci spaccano? Chiavi di lettura della partita. Noi abbiamo del primo ti fa caricare le ulti, che è una bellezza proprio. No, 120 di vita, madonna mia. Godo. Mamma mia, se godo. Meno male questo ha giocato l'orsacchiotto in difesa, raga. Pazzo furioso. Cioè, tu c'hai l'arma atomica per quanto riguarda... Ma Nita, tu puoi stare sotto cassa quanto te pare, in realtà. Il problema è se ci arrivano gli altri. No, che ha caricato la torretta? No, non l'ha caricata. No. Regala. No. È il primo. Aiutami con Melody. Se andavo col mortaio era fatta. Non li bloccate. No, lasciateli fare. Se fanno danni non è importante. Gli hanno fatto caricare la torretta a cosa? Fatela fuori almeno.
Ma no, raga, è andata. C'è l'orso a chiotto. Ok, forse no. No, raga, c'avevo il mortaio. C'avevo il mortaio. Cioè, c'avevo l'overdrive. Dai, dai, mortaio, fai qualcosa. Vai sulla cassa. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma questa era proprio facile da vincere, eh? Questa era proprio facile. Però ragazzi, cioè, mi danno il primo a 9.000 coppe così. La Jessie a 14.000. Controciamo la Nita a 11.000, 19.000 e 38.000. Raga, ma che partita era questa? Cioè, ma infatti vedevo che il livello pure degli avversari era basso. Poi per carità, nel senso, pure il mio è basso, però sicuramente ho più esperienza di uno che c'ha 10.000 coppe. Quello intendo. Poi diciamo che i trofei vanno anche in base a quanti brawler c'avete, eh. Cioè, nel senso, se c'avete sicuramente uno che c'ha 20.000 trofei, ma c'ha solo 20 brawler e ce l'ha tutti a 1.000, sicuramente è molto più forte di me. Quello è chiaro. Però era normale che il livello di sti player era decisamente basso. Cioè, raga, il bro con il primo non lo sa neanche lui che cosa stava facendo, eh. Cioè, non so se c'ha ben chiaro l'obiettivo della modalità. Cioè, boh, non lo so. Cioè, ste partite dovrebbero un po' evitare. Ma anche per loro, raga. Cioè, non intendo solo per noi. Ok, così Jesse è andato sulla torretta. No. Vai, è andata. Mamma mia, ragazzi. Ho usato il gadget, per quello ho detto che era andata. Mamma mia, ragazzi. Dai, che ormai ho detto voglio... No. L'Edgar m'andava pure bene. L'Edgar mi andava perché ha giocato bene. L'Edgar, non ci posso credere. Mo' come minimo ci ha messo... capirai. Sporello e Frank, raga. Gli ha messo contro due counter. Gli ha messo contro lo Spike e la Colette, raga. Bro, non so. Bro, però così stiamo a perdere il centro della mappa. Gioca. Mi coittato, godo. Frank, dove vai però? Cioè, se attivi il gadget poi devi sparare, mi pare. Se non sbaglio. Dai. Sì, bro, mettiti dietro la cassa, bravo. Ok, raga, va bene. C'ho quasi tutto carico. No, raga, non ci credo. No, ho preso il coso, non ho visto. Vai, mortaio. Spacca tutto. Va bene. Cioè, raga, per me, anche se i brawler avversari vanno lì verso il mortaio, cioè, a me va benissimo. Cioè, loro perdono un quarto d'ora per togliere il mortaio lì. E tanti cari saluti. Perché quello poi intanto va lì, itta tutto. Mamma mia. Che bellezza, signori. Che bellezza. Le abbiamo veramente dominate. Cioè, giusto qua la partita strana con quelli a pochi trofei. Ma che poi, ripeto, sia dei nemici che dei compagni, eh. Ci poteva rovinare sta scalatina. Ma che poi vi dirò. Proviamo a farne altri due. Vediamo che succede. Giusto per vedere se anche con le vittorie di fila riprendiamo. Non so se riusciamo a puntare oggi alle 700. Però vediamo che succede. Ok, abbiamo un Chuck. Però loro anche hanno un'ottima comp, eh. Loro, ragazzi, hanno un'ottima comp. Quindi dobbiamo stare molto, molto attenti. Anzi, attenti forse a dir poco. Li abbiamo spaccato, però. Perfetto. Allora, raga, io il barrel purtroppo non lo posso tenere con Penny. Cioè, ma diciamo che nessuno di noi può tenersi il barrel, raga. Cioè, devo essere sincero. Raga, io vado a mettere il mortaio. È sicuramente meglio piuttosto che fare un casino in difesa. Vabbè, intanto il mortaio se va a fare i danni suoi. Ok? Madonna, il Colt, quanti danni. Raga, noi non ci hanno dato nessuno che faccia tanto danno tipo al barrel, quindi che dobbiamo fare? Vai, che si può fare? No, mi ha paralizzato il maledetto! Dai, mortaio, continua a andare... No, sulla chest, mortaio! Sulla chest! Dai! Let's go! Che win, raga! Che win al 2%! Raga, io non dovevo stare sul barrel. Io non dovevo andare sul barrel, raga. Perché se con Penny stavo sul barrel, quello c'ha 10.000 di vita. Io tolgo 1.009. C'ho tre colpi che si ricaricano anche relativamente lenti, ok? Che stavo a fare in difesa col barrel, raga? Sì, a caricarmi il mortaio, l'overdrive. Ma tanto il mortaio ce l'avevo già, lo vado a piazzare, gli vado a dar fastidio. Secondo me loro qui l'hanno persa perché il Dynamite... avversario non ha tolto subito il mortaio. Se il Dynamite avversario toglieva subito il mortaio, e il Dynamite, raga, ci mette poco a levare quel mortaio, ve lo assicuro. Infatti noi in questa mappa
Teniamo counterati giusto dai, dai lanciatori, perché per il resto poco e niente. Qua mi sa che devo fermarmi invece io a difendere, sapete? Qua avrei dovuto fare qualcosina io per difendere, perché non avendo la ulti... Madonna, raga, sto Dynamic è fortissimo. No, raga, mi ha preso. Grazie, Mandy. Grazie, Mandy. Grande, Mandy. Numero uno. Vai così, Mandy. Vai così. Spacca tutto. Carriatissimo da Mandy in questo caso. Ma anche il Dynamic è fenomenale. Con questi voglio provare a rigiocarci. Ah, vabbè, ma c'hanno tipo mezzo Edgar fermo. Ma che è? Ok, cioè proprio totalmente spaccati. Ma lì, ragazzi, Mandy ha fatto una giocata fuori di testa. Vediamo se vogliono continuare a giocare, bro. Vediamo un po'. Attenzione. No. No. Gigi frienzonato così dai compagni. Gigi frienzonato così dai compagni, signori. Jesse, non ho capito. Accolto e bombardino, ok. E noi ci abbiamo... Oddio, bella la nostra comp, eh. Però anche loro. Perché noi ci abbiamo Jesse... Cioè, scusatemi, noi ci abbiamo Penny, loro Jesse. Poi noi ci abbiamo Larry e Lowry. E loro come lanciatore ci hanno bombardino. Bellissime hit qui sul Colt, regà. Bellissime hit qui sul Colt, regà. Bellissime. Grande Larry che mi ha dato una mano pure qui. Vai così. Io, regà, faccio sta cosa. Altre hit. Bravissimo il Colt. Partita disarmante. Ok, solo questo stavo aspettando. Ok, raga, è fatto. Ma di loro, raga, non lo so. Cioè, stavano attaccando con bombardino. E la Jessie non ho capito cosa stesse provando a fare. Mamma mia, raga. Mamma mia, che partita. Va bene. Ce la possiamo fare. Edgar, Shelly e Colt. Noi abbiamo Nita e Angelo. Angelo, secondo me, non si riesce a tenere quasi nessuno qui. È buono perché passa al centro lì nell'acqua, ma deve essere un fenomeno. Quindi Fake 7, vedi un po' quello che devi fare, perché... Cioè, solo se sei un fenomeno puoi fare qualcosa di interessante tu qua. Allora, non mi dispiace troppo che Nita sia morta, perché si dovrebbe essere caricata parecchia ulti. Vi devo dire la verità. Maledetta Shelly. Ah, ti dirò. Va bene. No, la Nita l'ha usata... L'ha usata in difesa, l'orsacchiotto. Nita, sei pure andata a morire dall'Edgar, dimmi come hai fatto. Come ha fatto? Avrà fatto come me, una bella pollata gigantesca. Vai Nita, ricarica dell'orsacchiotto. Ma non glielo giocare contro, che glielo giochi a fare? Regà, fatemi il favore, in rapina l'orsacchiotto sulla cacchio di chest. Sulla chest, regà. Ma non a difendere, ma neanche se state per morire e pensate di salvarvi. È inutile proprio tanto. Vabbè, raga. Poi se siete scarsi come me che mi state tutti i coppenni, un altro discorso. Ma con Nita, ragazzi, l'orsacchiotto solo sulla cesta. Fatemi sto favore tutti quanti. Sono veramente pochi, pochissimi quei casi in cui effettivamente può essere utile. Non lo so, per esempio, vi stanno schiacciando. Se vi stanno schiacciando, allora sì. È normale che ad un certo punto devi utilizzarlo, ok? Ma noi, ragazzi, non avevamo assolutamente bisogno che lei utilizzasse quell'orsacchiotto lì così. Ma proprio assolutamente. Ma anche perché tanto era morta ormai, cioè, quindi morta per morta non lo sprecare l'orsacchiotto che va così da solo sugli avversari, cioè... No, Colette, proprio sta cosa che hai fatto è la più sbagliata che potessi fare. Vabbè, niente, questa è proprio andata, No, dovete togliere il mortaio... Ah, c'è anche... No, raga, questa è andata... Cioè, ci hanno proprio spaccato... Cioè, la Ems... Che cosa sta facendo la Ems? Ems! Ma sei l'unica che può difendere bene contro il primo! Madonna santa, raga, madonna... E quella con Nita che doveva pushare la chest rimaneva dietro a difendere con sto orsacchiotto. Guarda la Ems! Cioè, la Ems se ne fregava! Ma tanto stiamo morendo, che ci frega? Andiamo avanti. Va bene, signorina Ems. Incredibile. Niente, raga, dovevo fermarmi. Facciamo l'ultima. L'ultima come va, però dovevo fermarmi. Anche perché stavo facendo il bravo, anche quelle che avevamo perse non avevo rosicato troppo. Però ste cose, raga, mi intoppano troppo. Perché, cioè, io non me la prendo per la giocata sbagliata in sé per sé. Cioè, se tu missi l'avversario, ci sta, so io il primo scarso, non è quello. Il problema sta nel fare certe cose concettualmente. È proprio il concetto che sta dietro alcune cose che mi fa innervosire.
Ok. Allora, ma anche perché, raga, l'orsacchiotto di Nita è talmente facile da gestire. Cioè, proprio devi stare contro dei brawler che fanno pochissimo danni. Ecco, per esempio, una Penny potrebbe soffrirlo. Ma in che senso? Lo soffre in uno contro uno. Perché se una Nita mi giocasse un orsacchiotto davanti a lei, io praticamente gli faccio il triplo dei danni, perché c'ho il sacchetto che poi gli fa molti più danni. Chiaramente. Cioè, mi sembra abbastanza ovvio come discorso, no? Allora, lo stecca lo lascio, perché io vado a piazzare l'overdrive e tutto. Tanto c'è l'Edgar che sta difendendo, e di qua c'è la cosa che sta attaccando, la Colette. Vabbè, perfetto, era andata. Cioè, per quello sono andato avanti. Lì si poteva lasciare, perché tanto saremmo andati a chiudere la partita. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto gli 6.86, vai. Mannaggia la miseria, ok. Loro c'ha... Mamma mia, loro c'hanno un bel team, eh. Loro c'hanno un bel team. Raspberry, che devi fa? Ok. Vedi che devi fare, perché se stai ferma è macello. No, raga, ho preso il muro. State lì. Ok, ho usato il gadget. Ma a me va benissimo Colt che hai spaccato, eh. Guarda che... Cioè... Ti sarai fatto un favore da solo, ma l'hai fatto pure a me. Allora adesso dovrebbe rinascere qualcuno che non sa che sto... Esatto, e lo sfrutto per spaccarli. Nita non ha caricato la ulti con me, quindi va benissimo. Corvo lo andiamo a killare, utilizziamo il mortaio così, ci facciamo fuori il Colt. Ragazzi, questa è una partita perfetta. In questo momento stiamo facendo una partita da manuale. Da manuale, signori. Da manuale. Allora, io ti ripiazzo il mortaio qua. Mi vado a rifare altre hit. Ma sai che me frega a me. Altre hit. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. È andata, ragazzi. È andata. Questa, ragazzi, da parte mia è stata la partita perfetta. Non ho visto bene i miei compagni. Non ho visto bene niente. Ma noi abbiamo fatto una partita perfetta, ragazzi. Perfetta. Dai, dai che è la partita delle 700. Dai che è la partita delle 700. Vediamo un pochettino che cosa riusciamo a fare. Allora. Oh mio Dio, ma che cos'è sta roba? Certo, a me mi mettono la Shelly contro. A me mi mettono la Shelly contro quando mi danno due tank come compagni. Perfetto. Ma perfetto, ma why not? Raga, c'hanno pure loro Penny. Questo è un disastro. No, 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 Lily! Lily! Che stai a fare? Ragazzi. Vabbè, ragazzi. Niente. Cioè, ma porca miseria. Cioè, l'intero team dei miei avversari counter ai miei compagni. Non mi sento neanche di criticarli, sinceramente, raga. Cioè, non mi sento neanche di criticarli i miei compagni. Ma che gli devo dire? Ma magari avranno pure giocato male. Però, regà, cioè, veramente. Il Colt, la Shelly, la Penny. A me mi dai Lily e quell'altro. E Buzz. Ma mi dici che senso c'ha Brawl Stars fa un matchmaking del genere? Ma metti un tank da una parte e un tank dall'altro. Dall'altra parte. Ma non ha senso un matchmaking del genere. A me è questo che mi fa arrabbiare sto gioco. Cioè, ci sta pure che ogni tanto mi vuoi mettere i bastoni tra le ruote perché sto scalando troppo facile. Ci sta a mettere un po' di difficoltà e mi metti contro gente con più trofei, con più cose, con una comp migliore, va bene. Ma che tu mi fai una comp col doppio tank da una parte e dall'altra gli ci metti quelli che li counterano, cioè è proprio di, raga, questa la dovete perdere. Cioè, tu questa la devi perdere. Cioè, tu come anche loro, perché ripeto, mi metto nei panni loro. No, Edgar, mi davi una mano se lo killavamo, Buzz. Dove vai? I miei compagni mi abbandonano. Però ho visto se è killato la Jessie. Però chissà quante... infatti avrà fatto caricare chissà quante ulti. No, oddio, non ce n'ha tante. E la nostra ce l'ha carica. Regà, questa la possiamo vincere ormai, eh. Che te frega, che te frega di quello? Va bene, va bene, va bene. Che ce frega. Abbiamo fatto un botto di hit. Guarda quella torretta di Jessie. Ma stai a scherzare? Vai, perfetto. Ma non scherziamo, va benissimo così. Meno male che ha usato la... causato l'automira. Perché Buzz è andato così indietro, lol? Madre mia, signori. Madre mia. Va benissimo. Va benissimo. Regà, io però non vi voglio dare una brutta notizia. Stiamo a 6,99. 6,99, ragazzi.
Eh sì, questo video, ragazzi, doveva essere cortissimo, doveva essere proprio una roba fretta e furia, invece sta diventando il video più lungo quasi del canale, no, ovviamente non esageriamo. Frank ed Edgar, loro hanno un lanciatore, vabbè, niente, la partita delle 700 coppe, ragazzi, me la vogliono rendere, non lo so, più difficile delle final, non lo so. Non lo so proprio, ok, abbiamo caricato il mortaio. Mi sa che però stavolta ci abbiamo dei compagni un po' più forti, perché il Frank ha fatto una bella kill. Il Frank, raga, ha fatto proprio una bella kill e i compagni, e gli avversari non sono troppo forti, invece. Ci abbiamo i compagni forti e gli avversari che non sono chissà che cosa. Mannaggia la miseria, volevo riusare l'overdrive così, giusto per l'ultima partita, invece niente. Molto bene, ragazzi. Penny a 700 coppe, signori. Bella scalatina quest'oggi. Bella scalatina, ragazzi. Bella, 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 bella. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale se non questo è fatto. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi anche in tutti gli altri giochi Supercell. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli!